Sono lieto di portare qui la testimonianza di uno che ha vissuto 102 anni e che quindi è in grado di testimoniare gli eventi che travolsero il nostro paese. Palazzo Lascaris, Palazzo della Memoria. Il 27 gennaio la sede del Consiglio regionale del Piemonte ha aperto le porte ai ragazzi delle scuole per non dimenticare. 109 studenti di elementari, medie e superiori hanno partecipato a un percorso interattivo che, partendo dal 27 gennaio 1945, giorno della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, ha raccontato le guerre e i genocidi degli ultimi 75 anni di storia. Il ripetersi di questi eventi ci deve essere tutto l'anno, costantemente, per far capire sempre a una platea più ampia che l'odio razziale e l'intolleranza non deve esistere nel nostro territorio. Dobbiamo fare in modo che i più giovani apprendano il più possibile con testimonianze dirette e acquisiscano anche, come ho descritto, che come Bruno Segre poteva essere tranquillamente mio nonno o mio parente, dobbiamo assumerci un parente virtuale in casa propria che ha vissuto quegli eventi e portarcelo in casa e far capire sicuramente ai nostri familiari, ma anche nel futuro, le nostre generazioni future, perciò ai figli dei nostri figli. 4. Le sale che hanno ospitato proiezioni video, mostre fotografiche, letture e dibattiti per stimolare gli studenti a una riflessione su quello che è stato l'Olocausto e quel che ancora, purtroppo, sono discriminazione, razzismo e violenza in troppe parti del mondo. Una consapevolezza imprescindibile per essere cittadini. Abbiamo cercato di spiegare come l'unicità di quello che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, e cioè la Shoah, si abbia fornito un paradigma che ha permesso, che permette tuttora di valutare, giudicare, interpretare altri episodi di violenze di massa, di violenze di massa su civili, ma non solo, che purtroppo non hanno, come dire, non sono terminati con la Seconda Guerra Mondiale. Che cosa hai imparato oggi? Ho imparato che dobbiamo dire stop alle guerre, che dobbiamo essere amici tra i popoli, che dobbiamo ricordare soprattutto quando c'è stato il deportamento ad Auschwitz, che ci sono state tante persone morte e che non dobbiamo ripetere questa cosa che è accaduta. A volte sottovalutiamo queste cose brutte che sono successe e che molte persone innocenti sono state vittime di tanto dolore e quindi di ritenerci fortunati a non essere stati in quell'epoca. Ho imparato che la memoria può essere molto fragile e che quindi bisogna impedire attraverso gli atti che facciamo quotidianamente, che si ripeta una strage come quella dell'Olocausto e che non solo ricordandolo un giorno all'anno. Anche i bambini dovevano stare molto attenti e poi che per sopravvivere ci voleva, non si doveva mai perdere la pazienza, non si doveva uscire di testa, ma si doveva pensare solo che diciamo un ottimismo che un giorno uscirò.